È stato un segnale forte quello che lo Stato ha voluto dare al territorio di Scanzano Jonico e a tutto il Metapontino. Lunedì mattina la Commissione parlamentare antimafia si è riunita proprio nella sala consiliare del Centro Jonico. Negli ultimi mesi al centro di una serie di inchieste giudiziarie che hanno portato alla luce l'esistenza di un sodalizio di stampo mafioso, e lo scorso 21 dicembre sciolto per presunte infiltrazioni criminali e affidato a una commissione straordinaria composta da 3 commissarie. Il presidente della commissione, il senatore Nicola Morra, assieme ai colleghi Assuntela Messina, Luigi Vitale e a Lucano Pasquale Pepe, vicepresidente di commissione, ha ricevuto in audizione il prefetto e i rappresentanti delle forze dell'ordine materane per tratteggiare un quadro della situazione nel Metapontino e indicare le strategie da seguire per tutelare un territorio cresciuto tantissimo negli ultimi decenni e per questo appetibile per i sodalizi criminali. A conclusione dei lavori abbiamo raccolto le dichiarazioni del presidente Morra e del suo vice Pepe. È un territorio che negli ultimi anni è particolarmente cresciuto a livello economico e pertanto risulta appetibile ancora di più per sodalizi criminali che erano già preesistenti, ma che poi sono di transito, perché questo è un territorio di transito fra Puglia e Calabria. Pertanto avere la massima attenzione possibile è quantomeno doveroso, anche perché prevenire è meglio che curare. Siamo all'interno di un palazzo di città che è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e questo deve far capire tutti gli amministratori pubblici della responsabilità che si ha nel governare fenomeni che possono soltanto per occhi distratti sfuggire. È stata avanzata da più parti la richiesta, per esempio, di dotare queste zone di impianti di videosorveglianza che possano aiutare chi è impegnato sul territorio a controllare la sicurezza dei cittadini, a appunto monitorare tutto quello che potrebbe essere segnale spia. Poi naturalmente bisogna lavorare sul versante della prevenzione. Questi sono territori che stanno forse rendendosi conto del fatto che non si è proprio isola felice. Si sono fatti riferimenti al passato, alla preesistenza del clan Scaccia, cui però si è sostituito il clan Schettino, ma ci sono anche altre realtà che vanno continuamente monitorate. Torno a ripetere. Dove ci sono soldi ci troviamo molto spesso signori che dovrebbero essere contenuti e allontanati, per non dire poi recuperati, come è giusto che sia. E poi è stato anche fatto riferimento al mercato del narcotraffico, che è comunque la fonte principale di approvvigionamento di risorse da parte dei sodalizi mafiosi. Qui a Scanzano Jonico attendono una stazione dei carabinieri. Sì, anche questo è stato detto, ma ci è stato assicurato che per il primo trimestre del 2021 dovrebbero essere conclusi i lavori di rifunzionalizzazione dell'ex commissariato di pubblica sicurezza, che poi dovrà ospitare appunto l'arma. A me piacerebbe che si collocasse qui sul territorio una chiara coscienza di quanto sia importante combattere certi fenomeni, perché troppe volte noi ci dimentichiamo che la forza di questi sodalizi è determinata dalla debolezza di chi non riesce a contrastare gli stessi e molto spesso anche dalla convenienza di altri che preferiscono rapportarsi a questi soggetti piuttosto che allo Stato. Un appello ai cittadini. Sì, anche a quell'imprenditoria che magari cerca di flirtare con associazioni criminali che sostituiscono lo Stato in alcuni ambiti, in altri territori, per esempio la produzione di fatture false oppure la riscossione crediti è diventata una sorta di esclusiva di camorristi o ndranghetisti, e non vorrei che anche in questi territori certi soggetti offrissero servizi molto spesso ritenuti fondamentali da imprenditori, diciamo così, con poco senso dello Stato. Non siamo, come usualmente si fa, in prefettura, ma siamo in questa sede. Dopodiché non posso che far rilevare anche la tempestività con la quale è stata raccolta da Nicola e dagli altri colleghi per venire qui con questa commissione. Noi siamo consapevoli che qui c'è gente per bene, gente che è dedita al lavoro, gente che è abituata ad alzarsi la mattina presto per portare a casa lo stipendio, anche facendo l'imprenditore per dare lo stipendio ad altri. Quindi vogliamo ripartire da queste persone sane nella certezza che loro rappresentano la stragrande maggioranza di questa popolazione.